appena finito l'allenamento del venerdì, insomma, quali novità ci sono in vista della partita che avremo domenica in casa contro il San Marino? Ma di novità mi auguro ci sia il risultato positivo contro il San Marino. Sappiamo, dobbiamo affrontare una squadra ostica, una squadra che ha cambiato 13 giocatori al mercato, che sta facendo degli ottimi risultati, non ultimo ha battuto l'Aquila, una squadra molto forte, quindi bisognerà cercare di fare una grande prestazione e soprattutto un ottimo risultato. Sono carichi i ragazzi? Sì, mi sembra di sì, i ragazzi sono allenati bene tutta la settimana, ci stiamo preparando al meglio e cercheremo di mettere le nostre qualità in campo e cercando di fare, mi auguro, una bella prestazione. Togni, Filippini, Albertoni sono out, c'è qualche altro giocatore che è indisponibile in questo momento? No, in questo momento no, mi auguro, insomma, domani faremo la rifinitura, che non si fermi nessuno e possa avere tutto il gruppo a disposizione. Questa settimana hai fatto martedì e mercoledì a seguire il tuo collega, ovvero Sarri, ad Empoli. Hai preso qualcosa di interessante per proporlo poi domenica? Ma me lo auguro, no. Non credo per domenica, però insomma ho visto un allenatore bravo che lavora molto bene sul campo, una piazza dove permette agli allenatori di esprimere le proprie idee. Penso sia una delle poche che in Serie A riesce un allenatore a incidere in quella maniera e mi ha fatto molto piacere, sicuramente ha dei requisiti importanti. Uno schema l'hai preso? Hai rubato qualcosa? No, non ho rubato niente, hanno fatto l'allenamento di martedì e mercoledì, non c'è particolari schemi, ma sono più a livello fisico, a livello tecnico-tattico, non c'era schemi su palle native o cose particolari.